Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo spazio. Io sono la Sil e non è che oggi parliamo proprio di libri, bensì, un po' di tempo fa avevamo buttato lì l'idea di fare un video dedicato a quella che è stata la storia, lo sviluppo della letteratura fantastica. E quindi, here I am, eccomi qua. Sarà un video, diciamo, diviso in due parti. Perché se no viene troppo lungo, ve lo dico proprio francamente. Ho cercato di riassumere, però le cose da dire sono tante. Perché, anche se molti pensano in maniera totalmente errata che la letteratura fantastica sia roba spicciola, fate, folletti e gnomi e stop, in realtà c'è un mondo, c'è proprio un crescendo che si evolve insieme a quella che è stata tutta la letteratura ed è tanto. Quindi dividiamo questo bel videone in due parti. La prima parte, diciamo, si torna un bel po' indietro negli anni, la seconda c'è lo spartiacque con Tolkien e Lewis che hanno proprio svoltato quello che è il genere fantastico e gli dedichiamo tutta una seconda parte, un video proprio per loro fino ad arrivare al fantasy moderno dei giorni d'oggi. Quindi direi di cominciare con questa prima parte, minuscola postilla che voglio fare, perché purtroppo io più volte mi sono ritrovata a sentire tanti lettori, tanti diciamo creator che chiacchierano di libri su più piattaforme, ho sentito dire che il genere fantasy è un genere di serie B. Allora, partiamo dal presupposto che per quanto mi riguarda la lettura è lettura, non c'è un genere di serie A, B, C, D. Non è che se uno legge gialli è più intelligente, se uno legge romance è più frivolo, no. La lettura è tutta bella, è un hobby, una passione, un divertimento, quindi deve piacerci. Ognuno è giusto che legga quel che piffero vuole, senza vincoli, senza idee. Se leggo questo, la gente. No, leggete quel che vi pare, però leggete perché leggere è sempre una buona idea. Quando mi sono incappata in questi discorsi, diciamo, a parte mi sono sempre subito innervosita, quindi sono uscita dal video. Però mi sono sempre soffermata su questa cosa. Magari la gente pensa che un genere come quello fantastico, quindi dove c'è un qualcosa di immaginario, sia roba per bambini. Però queste qui sono persone che, uno, non hanno mai letto un fantasy con i contro, un fantasy classico, oppure sono persone che non sanno, quindi ignoranti nel senso che ignorano quella che è stata tutta la storia dell'universo letterario fantastico. E quindi mi sono decisa a fare questo video, so che ce ne sono tanti altri, però nel mio piccolo, se posso, ci tengo a contribuire a dire che il fantasy non è un genere letterario solo per bambini o per ragazzi. Leggete i classici fantastici e poi se ne riparla. E poi sembra, no, che queste persone parlino di questi autori come se fossero tutti autori un po' così, no? Che comunque scrivono libri per giovani lettori, però io punto sempre il riflettore su questa cosa, non perché è Tolkien e per me Tolkien è Tolkien, ok? Però è un autore del genere fantastico, ok? Perché lo Hobbit, Signore degli Anelli, Silmarillion e tutti gli altri che ha scritto sono fantastici. Questo uomo, questo cervello, ha creato mondi, ha creato razze, ha creato vocabolari, lingue. Quindi come può questa persona essere considerata un cervellino? Questa persona ha contribuito in maniera fotonica a quello che è stato il crescendo della letteratura fantastica. Quindi io invito sempre queste persone, uno, a documentarsi, due, ad ascoltare quella che è stata l'evoluzione del fantasy e poi a leggere, perché a chiacchierare siamo sempre tutti buoni, no? Allora io dico sempre a queste persone di leggere il Silmarillion di Tolkien. Silmarillion di Tolkien è quel libro che va a racchiudere la genesi di tutto il suo universo. È l'unico libro, e io ho 34 anni, leggo da che ho memoria, di libri ne ho letti, ok? Non
non sono nessuno, però il mio bagaglio di letture ce l'ho e ne vado molto fiera. Il Silmarillion è l'unico libro sul quale io ho dovuto prendere appunti, eppure è un fantasy. Però è un fantasy che crea un mondo e spiega come viene creato quel mondo. Quindi a chi storce la bocca quando sente parlare del genere fantastico, io gli spiattello il Silmarillion e poi ne riparliamo. Allora, detto ciò, direi di cominciare a parlarvi appunto del fantasy, come è nato questo genere letterario. Allora, dobbiamo tornare indietro di diverso tempo. Infatti, questa corrente, diciamo, le prime bricioline dell'universo fantastico le ritroviamo attorno al XIX al XX secolo. Però in realtà, questo qui è il momento in cui si è sviluppato, le prime briciole sono diventate, diciamo, fetta. Però l'universo fantastico è, bisogna tornare parecchio più indietro, ha origini ben più antiche, sono radicate nella mitologia, ok? Quindi pensate voi. Diciamo che il racconto fantastico è poi diventato un genere letterario, però l'elemento chiave che ha caratterizzato da sempre e per sempre sarà così, il fantastico è quella narrazione con aspetti fuori dall'ordinario. Cosa vuol dire questo? Che in quella storia c'è uno o più elementi fuori dalla nostra realtà. Cosa sono? Qualsiasi cosa, può essere un luogo inventato, come per esempio, vi cito di Christopher Paolini, Eragon alla Gaesia. Alla Gaesia è il mondo dove si sviluppa la storia, ma non esiste, non è sul pianeta Terra, ok? Oppure personaggi, quindi gli gnomi, le fate, gli elfi, gli orchi, sono tutte creature che non esistono nella realtà. Purtroppo, posso dirlo, però in quel romanzo ci sono, quindi è un elemento fantastico. Tutte queste cose però sono radicate nelle, diciamo, leggende tradizionali, quindi negli usi e costumi dei popoli antichi che venivano tramandate oralmente, quindi quelle narrazioni che venivano fatte ai giovani da parte dei personaggi più antichi del villaggio e gli raccontavano questi miti, queste leggende. Quindi, da dove parte? Da dove parte il fantasy? Dal folklore, da quella che è tutta la tradizione popolare. Infatti, folklore è una parola che si spacca in due. Folk vuol dire popolo, lore vuol dire tradizione, vuol dire storia. Quindi la storia narrata oralmente di una tradizione popolare. Diciamo che il folklore ha dato poi vita all'immaginario folcloristico e qui si riallaccia tutto l'universo di fiabe, leggende e miti legati a una tradizione popolare. Chi sono i pionieri di tutto ciò? I fratelli Grimm, santi loro perché i fratelli Grimm erano degli studiosi della linguistica e grazie all'avvento della stampa trascrissero tutti i miti e le leggende della loro popolazione che venivano tramandati solo oralmente. Da bravi filologi che erano, i fratelli Grimm hanno capito subito l'importanza e la potenza della carta stampata e in questa maniera hanno preso tutte le storie che gli venivano raccontate in maniera orale e le hanno trascritte. Le hanno trascritte dove? Nelle fiabe del focolare. Le fiabe del focolare una pubblicazione dell'Ottocento che è un'antologia di fiabe, quindi racchiude tutte le storie e le tradizioni folcloristiche dell'epoca che venivano raccontate. Le fiabe dei fratelli Grimm le conosciamo tutte, famosissime. Vi cito Biancaneve, Hansel e Gretel, Rapunzel, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, quindi storie che ci hanno un po' cresciuto, no? E che non passeranno mai di moda per quanto mi riguarda. Però ci tengo a dirvi che
Le vere fiabe dei fratelli Grimm non sono le trasposizioni che siamo abituati a vedere con la Disney. Assolutamente no. Se non avete mai letto una fiaba, vi ripeto, come può essere quella di Hansel e Gretel o Cappuccetto Rosso, Biancaneve, quella vera, vi invito a farlo perché ne rimarrete scioccati. Questo perché le fiabe dei fratelli Grimm hanno visto e rivisto tantissime svolte, cambiamenti, mutamenti editoriali. Perché la primissima edizione non era tutta rose e fiori, assolutamente, era molto nuda e cruda e spesso aveva risvolti abbastanza macabri, ecco, quindi non c'erano lieti fini, non c'erano baci d'amore, anzi, era tutto estremamente dark e crudo. Diciamo poi con le edizioni che sono state poi pubblicate e diffuse, è nato il C'era una volta, quindi diciamo che i fratelli Grimm hanno dato vita a quella che è la fiaba che tutt'oggi regna sovrana, secondo me, per l'universo dei bambini. Però, come vi dicevo prima, per parlare di fantastico bisogna fare un bel passone indietro e parlare di mitologia. Mitologia e fantasy sono sempre stati legati, sono due correnti che vanno a braccetto da sempre e per sempre, perché si sono sempre mescolate molto. In tutta la mitologia ci sono elementi fantastici, in tutti i romanzi, le storie mitologiche ci sono creature che non sono reali, che non sono all'ordine del giorno. L'Iliade, l'Odissea di Omero e l'Eneide di Virgilio sono opere antiche che presentano tantissimi elementi fantastici, ok? Sono dei fantasy a tutti gli effetti. Anche la mitologia nordica, norrena come vi piace di più chiamarla, ha influenzato molto il genere fantastico, soprattutto da un punto di vista un po' più battagliero, diciamo così. Vi faccio venire in mente subito con la mitologia nordica l'età dedicata ai vichinghi. Ovviamente subito viene in mente Vikings, la serie che ha spopolato, che anche io ho visto e che mi è piaciuta molto, anche se essendo una serie, in certe cose si discosta un po' da quella che è la mitologia su carta antica, ecco, diciamo così. Anche la mitologia nordica inizialmente veniva trasmessa solo in maniera orale e poi è stata stampata grazie all'avvento della stampa. Noi conosciamo la mitologia norrena grazie a due testi medievali. Sono in realtà due versioni dell'Edda di Snorri Sturluson. Se non conoscete questo testo, andate a sbirciarlo perché è una cosa veramente enorme e bellissima. Di queste due versioni abbiamo l'Edda in prosa, che risale alla prima metà del 1200, quindi un qualcosa di estremamente antico e vecchio, e poi abbiamo l'Edda poetica, che sono 29 poemi. Alcuni parlano degli dèi, delle tradizioni nordiche, dei vichinghi ovviamente, di questi eroi leggendari che fanno queste battaglie estremamente truci. Un esempio di eroe è il Sigfrido della Canzone dei Nibelunghi. Anche qui, se non la conoscete, vi prego, andate a sbirciare perché è un qualcosa di estremamente meraviglioso. Il folklore scandinavo, che va quindi a mescolare quella che era la tradizione norrena con quella slava, lo possiamo trovare nelle Cesta dei Danesi di Grammaticus. Questo sono 16 libri che vanno a raccontare quella che è stata la storia folcloristica, quindi di miti e di leggende della Danimarca, della Scandinavia. Ovviamente nel folklore scandinavo troviamo tutto quello che è l'universo fantastico relativo alle rune, alle pietre antiche, ai sacrifici, e quindi qui vi posso far venire in mente Thor, Odino, ok, la Valchiria, la figura della Valchiria, quindi l'universo fantastico nordico è enorme e estremamente bello. Quindi, se avete amato la serie Vikings, vi consiglio tantissimo di andare a recuperare qualche libro dedicato alla mitologia nordica o norrena.
Poi, seguendo la linea temporale, voglio parlarvi di quello che è stato un po' il capostipite del romanzo fantastico. Dove andiamo? Dobbiamo andare in territorio francese, anzi, è nato nel territorio francese, ma poi ovviamente si è allargato in tutta Europa. Parliamo del romanzo cavalleresco, perché accanto a quello che è stato il primo reportage scritto di miti e leggende, si sono sviluppate anche le prime finzioni letterarie. Con cosa? Con la letteratura cavalleresca, quindi la chanson de geste e la chanson de Roland. Sono appunto poemi di gesta di cavalieri scritti in versi, epoca medievale, ok? Allora, perché con la chanson de geste si parla di letteratura fantastica? Perché in questi poemi si ritrovano sempre tre tematiche legate all'universo fantastico. La prima, in assoluto, è l'avventura. In ogni poema si parte per un'avventura, quindi il protagonista, il cavaliere, si allontana dal suo reame, va verso luoghi fantastici, misteriosi e deve affrontare una sfida, un qualcosa, deve comunque svolgere un'avventura di crescita personale. Dovrà attraversare boschi fatati, reami misteriosi, dovrà combattere con creature terrificanti. Insomma, c'è spesso e volentieri questo snodo con l'avventura. Un cavaliere che parte deve affrontare un qualcosa. Il secondo elemento cardine che collega la lettura cavalleresca all'universo fantastico è l'amore. Infatti, il 99% dei poemi vede questo cavaliere protagonista che parte fiero con la sua spada e il suo cavallo, deve andare a salvare questa fanciulla e si innamora ovviamente di questa fanciulla. Quindi, dopo l'avventura c'è il lieto fine di quest'amore, di questa donna amata. Il tutto è legato ovviamente da un codice morale che hanno i cavalieri di quel periodo. Terzo elemento che collega il romanzo cavalleresco all'universo fantastico è appunto l'elemento fantastico, perché in ogni poema c'è un qualcosa che esula dalla realtà. Abbiamo per esempio dei personaggi stravaganti, come può essere un mago, uno stregone, oppure c'è una creatura da combattere che può essere un cane a tre teste, oppure ancora un luogo immaginario, cito Camelot. Quindi, tutti questi elementi vanno a collegare quello che era il romanzo cavalleresco con la letteratura fantastica, due cose che vanno di pari passo a braccetto. Sempre in questo periodo si sviluppano delle opere decisamente più sostanziose, più composte, per intrattenere la corte. Quindi venivano raccontate dai saggi del paese, ma anche dai giullari in maniera estremamente divertente per intrattenere la corte e i nobili. Da qui si distinguono dei cicli che adesso io vi nominerò e sicuramente vi torneranno alla memoria perché tutti li abbiamo studiati a scuola. Il primo, è il ciclo romano. Che cos'è? Non è altro che l'insieme di tutte le opere letterarie classiche e medievali. E qui prendiamo tutto il branchio della letteratura francese, di quella greca, di quella romana e dell'antichità classica. Il riflettore punta sulla vita di Cesare e di Alessandro Magno. Abbiamo l'elemento cavalleresco come prima, quindi il protagonista. Abbiamo i tratti della società cavalleresca e abbiamo l'amore, più tutto quello che è l'elemento fantastico, luogo, creatura, personaggio, quel che è. Secondo ciclo, quello carolingio. Qui troviamo tutti i testi che vanno ad esaltare quelle che erano le gesta di Carlo Magno, quindi canzoni di gesta, chanson de geste, ok? Le imprese di Carlo Magno vengono trascritte, anche qui abbiamo l'elemento eroico e cavalleresco, ma non solo le sue, non solo quello dell'eroe, ma anche di tutto il suo team, quindi dei fedeli paladini. Qui ci tengo a citare due pilastri che non passeranno mai di moda, non c'è verso, fine 1400 del boiardo L'Orlando innamorato. Ha sia l'avventura, l'elemento fantastico, amori, magie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Secondo del 1500 l'Ariosto con l'Orlando furioso, anche qui un pilastro della letteratura dove ci parlano delle gesta di Orlando, anche qui abbiamo l'amore verso Angelica, insomma di fantasy ce n'è da dare e da serbare.
terzo ed ultimo ciclo, il ciclo bretone, il mio preferito, sono sincera, perché si parla di Artù. Quindi si parla di Re Artù e i suoi cavalieri della Tavola Rotonda, le leggende sui Celti. A me è un argomento che mi fa impazzire. Ha inciso molto sull'immaginario fantastico perché ci sono figure che poi rivediamo ovviamente con altre caratteristiche, ma anche nei fantasy moderni, in assoluto quella del mago, perché Mago Merlino è Mago Merlino, diciamo. Però quanti maghi famosi sono nati successivamente? Tantissimi. Quindi diciamo che il ciclo bretone è stato veramente un pezzo importante di quello che è stata tutta poi l'evoluzione della letteratura immaginaria. In questo ramo ci colloco la storia di Lancillotto, di Tristano e Isotta, di Re Artù, come abbiamo detto, e più avanti del ciclo di Avalon. Però ne parleremo dopo perché è venuto chiaramente più avanti nel tempo. Però il ciclo di Avalon sono dei libri bellissimi. Io li ho amati tantissimo, li ho letti pochi anni fa, sarà 3 annetti fa. E li ricordo perfettamente perché rivisitano il ciclo arturiano in una maniera bellissima, puntando il riflettore sulla figura di Morgana, quindi con un occhio femminile un po' più netto, però ve li straconsiglio. Comunque ne parleremo in maniera più approfondita tra un po', nel secondo video di sicuro. Al contempo, in Spagna si sviluppa un qualcosa sempre di fantastico, ma che prende una piega un po' diversa. Ovvero col Don Chisciotte della Mancia del buon vecchio Cervantes si fa una sorta di satira di quello che era l'universo fantastico, perché come tutti sappiamo cosa fa Cervantes col suo capolavoro della letteratura spagnola? Prende la figura del cavaliere, quindi l'elemento cavalleresco per eccellenza, e a modo suo lo deride. Quindi con tutti gli elementi fantastici del caso lui dona un punto in più all'universo fantastico aggiungendoci della satira. Dopodiché arriva l'illuminismo. L'illuminismo è un periodo un pochino ostico al fantastico perché, come dice il nome, diciamo che si predilige una storia edificante, quindi basata su un realismo, su un qualcosa di concreto che tutti potevano conoscere all'epoca, con elementi quindi visibili e conosciuti da tutti, non con un mondo inventato o personaggi stravaganti. Diciamo che durante il periodo illuminista la fiaba era un po' intesa come una bugia, quindi riprendere in giro un qualcosa. In questo periodo però non è che l'universo fantastico si ferma, anzi c'è un pilastro che diciamo ha a tutt'oggi la sua enorme valenza, ovvero Robinson Crusoe di Defoe. Lui ha creato un romanzo d'avventura pazzesco, un pilastro tutt'oggi della letteratura inglese, dove il protagonista fa avventure e disavventure in maniera continua, quindi non c'è mai un pezzo di realismo, o comunque se c'è quel pezzo di realismo va ad incastrarsi subito a quello che è stato l'universo fantastico. Mentre col romanticismo il fantasy tira un po' un sospiro di sollievo perché i romantici sono un po' più innamorati, diciamo così, del fantastico, sono pro questo genere letterario alle porte. Le avventure qui sì, hanno tutti gli elementi fantastici del caso, ma diventano un po' più sentimentali perché comunque è il periodo romantico. Queste avventure sentimentali spesso hanno la caratteristica dell'improbabilità. Cosa arriva in tutto questo filone? Arriva il gotico, la meraviglia del gotico. Inizia in Gran Bretagna, siamo nella seconda metà del Settecento e diciamo che il primo tassellino del gotico è stato messo da Walpole col castello di Otranto, che io ho acquistato ma ancora non ho letto. Spero di recuperarlo il prima possibile, anche se essendo un po' gotico, secondo me, se me lo tengo per il periodo autunnale, poi ci godo a 3000. Allora, cosa è questo elemento gotico che si unisce al fantastico? Non è altro che un elemento soprannaturale, cupo, che va ad inserirsi in una storia fantastica. Questo
Cosa intendo con elemento cupo? Può essere qualsiasi cosa. Un personaggio sinistro, un personaggio pazzo, edifici infestati, storia di fantasmi, angoscia, mistero, tutti questi elementi vanno a formare il genere gotico fantastico. Vi cito alcuni dei più rinomati libri che tutti conosciamo, anche se non hanno certo bisogno di presentazioni. Frankenstein di Mary Shelley, anche questo inizio del 1800. Abbiamo Dracula di Bram Stoker, che anche lì io amo. Ha dato vita a un qualcosa di più complesso del mero gotico fantastico, perché ha creato proprio una sorta di documentario pazzesco che tra l'altro ha dato vita alla figura del vampiro, che poi ad oggi purtroppo viene un po' messa ovunque in maniera anche un po' terrificante, non in senso positivo, ma il vero vampiro è il Dracula di Bram Stoker, punto. Non ci sono vampiri che si illuminano alla luce del sole, no. Dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, anche qui cosa ha fatto? Ha mescolato il fantastico a tutto quello che era ed è tutt'oggi l'universo della psiche, quindi dell'umanità. Il gotico ha veramente mescolato tanti elementi all'universo fantastico, l'ha arricchito in maniera veramente preponderante. Anche Edgar Allan Poe ha dato senz'altro il suo contributo con i racconti del terrore e poi più avanti anche Lovecraft. Allora, successivamente arriva l'epoca vittoriana e qui io vi cito per forza il mio Dickens del cuore, con i fantasmi che troviamo in Canto di Natale. Canto di Natale è un fantasy che mescola tantissime cose, il reale, perché comunque ci sono personaggi reali, Scrooge è un uomo, ok? Va a mescolare il gotico perché comunque ci sono tanti elementi cupi in Canto di Natale, però c'è anche un qualcosa di cavalleresco perché abbiamo questo personaggio che deve affrontare un'avventura, magari non fisica, però emotiva, per arrivare a un amore che non è come era prima dedicato a una fanciulla, ma è un amore in senso più ampio. Quindi, secondo me, Canto di Natale di Dickens è un fantasy che va a riassumere tutto quello che c'è stato creato prima. E secondo me è veramente un capolavoro, non per il Natale, non per queste cose, ma per il suo essere un punto fermo di tutti i tassellini creati prima dell'universo fantastico. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, diciamo che il fantasy si struttura in maniera più importante, prende proprio forma come genere letterario e qui dobbiamo ringraziare George MacDonald con le Fate dell'Ombra, non MacDonald e Panini, ma il MacDonald che ha scritto un gran capolavoro. Io questo l'ho letto tempo fa, dovrei rileggerlo perché purtroppo me lo ricordo poco, però ricordo la sensazione di aver letto un kaboom, ecco. È un romanzo che esercitò veramente tantissima influenza su tutte le generazioni successive che si sono dedicate all'universo fantastico. Vi dico solo che MacDonald è stato di enorme ispirazione per Lewis e per Tolkien, perché durante i dibattiti che loro tenevano nel loro gruppo letterario, spesso e volentieri tornavano a parlare delle opere di MacDonald. Diciamo che il loro gruppo letterario, non so se lo sapete, era fatto all'interno dell'Università di Oxford, i membri erano docenti e appunto si confrontavano su questo genere letterario che si stava formando in maniera molto più sostanziosa e appunto le opere di MacDonald spesso e volentieri venivano nominate, affrontate e analizzate. Da qui in poi i mondi fantastici diventano molto più credibili, diventano autoconsistenti. Si sviluppa parallelamente anche il ramo dedicato a dark fantasy, che è il gotico più, diciamo, costruito, ecco. Poe, come vi ho detto prima, Wilde, Lovecraft, che adesso si arriva nei suoi anni. Anche qui abbiamo uno scenario fantastico con elementi oscuri. Okay, viene chiamato così in modo da ricordare anche il fantastico, in maniera per un po' per amalgamarlo di più, ecco, proprio a livello di impatto, perché un conto è se dico gotico, un conto è se dico dark fantasy, ok? A inizio Novecento non solo gli uomini
Scrivono di fantastico. Infatti, io devo per forza citarvi la nostra cara Ursula Le Guin, che ha creato il ciclo di Terramare, che secondo me è un qualcosa di meraviglioso. Se non l'avete letto, leggetelo. È un'attrice famosissima di fantasy, ma cosa ha fatto lei? Al fantasy ci ha legato la fantascienza. Ursula Le Guin ha vinto tantissimi premi, ha avuto i massimi riconoscimenti della letteratura fantastica, ma anche di quella fantascientifica. Ha parlato di sogno, di utopia, di realismo, anche di femminismo, perché nelle sue opere si sente l'impronta femminista. Diciamo che è una delle principali autrici della fantascienza. Grande Ursula Le Guin, se non l'avete mai letta, vi prego, recuperatela. Siamo nel 1900 e bisogna per forza puntare il riflettore su Lewis, ma soprattutto su Tolkien. Io qui mi fermo perché mi sembra di aver parlato tantissimo e perché la seconda parte, come vi ho detto all'inizio, ha bisogno di uno spazio tutto suo, assolutamente. Quindi, intanto fatemi sapere se vi è piaciuto questo primo pezzo dedicato all'universo fantastico. Io preparo il secondo e poi facciamo il video. Quindi vi aspetto nei commenti per confronti e anche solo per farmi sapere se vi è piaciuto oppure no, se vi è sembrato interessante. Basta, ci siamo. Se mi sono scordata qualcosa, vi prego, ditemela. Mi fa solo piacere. E niente, come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un like, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Quante cose dovete fare, amici cari. Su Instagram mi trovate con il medesimo nome. Grazie per avermi ascoltato. Se siete arrivati fino a qua, siete degli eroi, tipo gli eroi cavallereschi. E niente, io vi auguro buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.